Piacentini e K resteranno al Teramo. Questo è il senso dell'incontro di questa mattina tra la società biancorossa e il Sassuolo nella sede neroverde. Al summit il sodalizio di Giorgio Squinzi ribadirà che non intende esercitare la recompra per il giovane difensore che si è messo in mostra nella prima parte della stagione prima dell'infortunio che ne ha condizionato la seconda. Discorso simile anche per Riccardo K, che tuttavia sia con Zichella che con Maurizi ha avuto poco spazio mettendo insieme una rete nei 380 minuti disputati tra campionato e Coppa Italia. Insomma, Tedino, che sarà reso ufficiale soltanto a inizio luglio, quando terminerà il contratto con il Palermo, potrà contare sui due giovani prospetti, che hanno avuto però rendimenti molto diversi. Tante le uscite per Converso, ad esempio quella di Nabil Caidi. Dopo 7 stagioni il difensore lascerà i colori biancorossi, visto che ad oggi non c'è stato nessun contatto tra il Ravennate e la nuova dirigenza. E vista la scadenza 30 giugno del rapporto contrattuale, è molto facile pensare ad un addio. Dunque, della squadra che conquistò la Serie B nel 2014-2015, prima della revoca, rimarrà il solo Ivan Speranza, che rientrerà nel ritiro estivo con l'auspicio di aver superato finalmente i problemi alla caviglia. Per la difesa, ma sull'esterno, piace Alessandro Leuteri dell'Atalanta, che in questa stagione ha militato nelle fila del Ravenna, nello stesso girone del Diavolo. Titolare praticamente inamovibile, Leuteri ha convinto Tedino e la dirigenza a provare a sedersi a tavolino con la società di Percassi per trovare l'intesa per un prestito, visto che dopo l'esperienza in Romagna rientrerà a Bergamo, ma per essere nuovamente girato in categorie inferiori. E Leuteri piace e il Teramo blinderebbe così la fascia destra con un giocatore giovane, 21 anni, ma che ha già esperienza nella Lega Pro con Pistoiese e Monopoli. L'eventuale arrivo di Leuteri sbarrerebbe dunque la strada a Cristian Ventola, che rientra a Pescara ma che difficilmente tornerà di nuovo a vestire la maglia del Diavolo. Chiusi gli adempimenti burocratici relativi all'iscrizione al prossimo campionato, ci sarà da cominciare davvero a premere sull'acceleratore per ricostruire una rosa che perderà quasi tutti i componenti, con ogni probabilità anche qualcuno, come Infantino, che ha ancora un anno di contratto. Sarà un lavoro lungo dunque, ma da fare in poco tempo, perché la data del ritiro si avvicina e a quel tempo Tedino vorrà avere un organico quasi al completo e la società farà di tutto per accontentare i suoi desideri.